Benvenuti in Confestetica, siamo qui col presidente nazionale dell'Associazione degli Estetisti, la dottoressa Pippo Angelica. Benvenuti a tutti. Bene, ci dica che cos'è Confestetica? Confestetica è un'associazione fatta di persone. In questo caso parliamo di estetiste e di estetisti. Nasce mossa fo da forti esigenze, da forti problematiche nel settore. E nasce appunto per dare una tutela e per dare un supporto a queste estetiste. Esistono delle associazioni come Confartigianato, come CNA Benessere, come UNEP, ma si occupano prevalentemente di una categoria, anche della categoria delle estetiste, insieme ad altre. Ma nello caso specifico si occupano di un'estetista considerata come un'artigiana. Confestetica ha ribaltato un po' le cose perché crede fortemente in una figura nuova, più importante, più professionale. Che differenza c'è tra questa estetista nuova che Confestetica sta vedendo come futuro di questa professione e quella artigiana che tutti conosciamo? Beh, la differenza è sostanziale. Tutto è partito dalle esigenze del tempo e dalla valutazione fatta su una legge attualmente esistente, ma un po' anacronistica per i tempi. Parliamo della legge 190, che è la legge, che tratta proprio l'estetica, il mondo dell'estetica, e la riteniamo, non in linea con i tempi, in quanto attualmente l'estetista utilizza macchinari particolarmente importanti, anche le formulazioni cosmetiche oggi sono particolarmente importanti e è necessaria una figura idonea a portare avanti questo tipo di lavoro. Quindi un'estetista concepita come artigiana e quindi limitata in un certo senso, non è più adeguata ai tempi. Fino ad ora la legge 190 si è occupata dell'estetista e della sua scuola in maniera piuttosto limitata. Attualmente è sufficiente per un estetista aver compiuto e svolto la scuola dell'obbligo per poter accedere poi alla scuola professionale di estetica. Confestetica vuole chiudere completamente con il passato e con questo livello di formazione piuttosto limitato e nella legge appunto abbiamo stabilito che un estetista per accedere ai corsi di formazione professionale di estetica appunto debba necessariamente possedere il diploma di maturità. Si sta parlando anche di un albo professionale in questa proposta di legge. Ci può dire di cosa si tratta? L'albo professionale è un'istituzione importante per i professionisti. Abbiamo tanti esempi, conosciamo gli avvocati, conosciamo i medici, ognuno di questi grandi professionisti ha alle spalle, a monte quindi, un albo professionale che racchiude l'intera categoria e questo serve per disciplinare l'attività degli iscritti all'albo, appunto, e abbiamo voluto riprodurre allo stesso modo per le estetiste. Questo per regolamentare in maniera più incisiva il settore. Ci può dire gentilmente cosa intendete fare contro l'abusivismo, visto che di questo problema nella categoria se ne soffre molto? Una corretta formazione, una crescita professionale e di maturità dell'estetista porta ad una concezione diversa del mondo del lavoro. L'istituzione di un albo porta un freno alla crescita del lavoro abusivo. Questi sono degli ottimi deterrenti, anche perché assimilando la figura dell'estetista ad una figura professionale, riusciamo tranquillamente a punire chi svolge un'attività abusiva, perché il codice penale prevede sicuramente la punibilità di chi esercita una professione abusiva, non prevede la punibilità per un'attività artigiana. Come si passa da estetista artigiana, se non ho capito male, a estetista professionale? Il presupposto essenziale per poter accedere all'albo è l'espletamento dell'esame di Stato, che verrà effettuato dopo aver conseguito il diploma di estetica.
tutte le estetiste attuali, allora per le nuove, le estetiste che si diplomeranno nel futuro, diciamo dal 2010 in poi, per darci un tempo, non ci sono problemi, perché dopo aver conseguito il diploma svolgeranno l'esame di Stato, effettueranno un periodo di praticantato e poi potranno iscriversi all'albo nazionale. Per le vecchie, tra virgolette, estetiste, quindi per le estetiste attualmente artigiane, sarà sufficiente espletare l'esame di Stato e iscriversi all'albo nazionale. Ma è obbligatorio questo esame di Stato per tutti, oppure chi vuole rimanere artigiana, insomma, può tranquillamente continuare questa? Certamente non c'è obbligatorietà in questo, ma per come viaggia il mondo in questo momento, per quanto è veloce, e abbiamo visto dal 1990 ad oggi quanto è cambiata questa figura dell'estetista, sicuramente non è auspicabile per un estetista continuare a rimanere artigiana. So che avete delle novità in merito alla formazione dell'estetista, soprattutto in una formazione continua, no, di questa categoria. Ci racconti un po' come Confestetica in questa formazione continua intende? Ma certamente Confestetica ha previsto anche, ha dato una successione alla formazione che è stata già preimpostata. Ha creato appunto per queste estetiste del futuro un piano di formazione continua in estetica. L'abbiamo assimilato anche questo alla categoria medica, quindi è stato predisposto, e grazie anche al supporto di alcune facoltà universitarie in Italia, prima tra tutti la Sapienza sicuramente, sono stati predisposti dei programmi di formazione, insomma dei grandi contenitori di corsi di aggiornamento che verranno poi dopo distribuiti nell'arco degli anni e che daranno la possibilità anche di dare dei crediti. Ecco, si parla di un congresso imminente a Rimini, al Grand Hotel di Rimini, dove pare ci sia questo congresso degli estetisti, pare che sia il primo congresso addirittura nazionale della categoria degli estetisti, inteso proprio come congresso. Ci può dire di cosa si occupa, di cosa si parlerà in questo congresso, se ci può anticipare qualcosa? È un modo proprio per l'estetista per interagire finalmente e non solo per ascoltare. Si svolgerà alla fine di marzo, 27, 28 e 29 marzo, si svolgerà a Rimini, e anche questo l'abbiamo voluto noi di Confestetica fortemente, perché abbiamo ritenuto che fosse uno degli altri grandi motivi per crescere ancora e crescere insieme. Che differenza c'è tra questo congresso e quello che bene o male vediamo in giro, insomma, anche insomma, in questa categoria da anni? Lo sappiamo ed è risaputo, i congressi che si sono svolti fino ad ora avevano sempre come sfondo la presenza di aziende. Per carità, non che siano, che non siano importanti, sono essenziali per il nostro lavoro, però non devono intromettersi nella formazione. Ringraziamo il presidente di Confestetica per la sua gentile concessione. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie.